Ciao a tutti, sono Marco Ludovico, l'enologo di Masseria Ludovico e anche figlio del titolare, cioè di Giovanni Giuseppe Ludovico, è titolare della mia linea di vini, appunto vini Marco Ludovico. Allora, per quanto riguarda la storia aziendale, cosa diciamo? Diciamo che noi facciamo i viticoltori da quattro generazioni, quindi il mio bisnonno aveva già dei vigneti e un mezzato dei Duchi de Sangro, poi papà nel 2003, mio padre ha cominciato la vinificazione diretta delle uve, appunto per valorizzarle al massimo. E poi io nel 2012 mi sono laureato e dopo varie esperienze in giro per il mondo, in Argentina, Nuova Zelanda, Montalcino, Napoli, Manduria. Sono poi tornato in azienda nel 2015, quindi nel 2015 ho preso le redini della conduzione enologica di Massimo Ludovico e dal 2017 ho fatto la mia linea di vini personale Marco Ludovico. Mi affianca in cantina ovviamente mio padre, e il cantiniere Giuseppe Santamaria e Franco Locorotondo, che sono i nostri cantinieri storici. E poi c'è Isabella Cecere per le vendite e Fabia Scarano sempre nel punto vendita e anche in produzione. Per quanto riguarda la vigna, visto che siamo in vigna a fare questo video, i cambiamenti si fanno ogni anno. Diciamo che grazie alla collaborazione con Martina Broggio stiamo praticamente cambiando la gestione del suolo piano piano. Io ho cominciato a farlo con la mia linea di vini, quindi con le mie vigne, poi piano piano passerà anche alla masseria. E quindi stiamo cercando di sovesciare spesso, stiamo cercando di concimare soltanto organico, stiamo cercando anche di non utilizzare insetticidi e diserbanti. In realtà questo lo facciamo già da 10 anni, però ecco, Martina ci ha dato una conferma che si può fare viticoltura anche non usando queste cose. Quindi, per quanto riguarda i cambiamenti in vigna, ripeto, inerbimenti e pratiche di sovescio soprattutto. Per quanto riguarda invece la cantina, quindi come stile di vinificazione, lo stile di vinificazione io lo definisco rispettoso del territorio, cioè ogni territorio ha i suoi pro e i suoi contro. Fare un vino di territorio non vuol dire fare un vino perfetto, quindi il mio modo di far vino è molto territoriale, quindi non sono vini perfetti i miei, perché i primitivi, per esempio, sono molto eleganti, molto fini, però manca, per esempio, la potenza del primitivo di Manduria. È un primitivo diverso, un primitivo di collina che ha una sua identità e che varia poi a seconda del terreno in cui questo primitivo è piantato, perché qui i terreni sono molto pietrosi, molto calcarei e anche molto limosi, limosi e argillosi. Quindi la vinificazione rispecchia molto il territorio e rispetta molto il territorio. Per quanto riguarda invece la vinificazione, questa è la vinificazione della masseria, per quanto riguarda quella mia è molto personale, ed è anche artigianale perché raccolgo tutto a mano con le cassette, non filtro, non chiarifico, imbottiglio a mano, etichetto a mano, ecco, c'è tutta una filosofia dietro che mi consente di lavorare in questo modo. Io nei miei vini vorrei, ecco, soprattutto la finezza, l'eleganza, la territorialità soprattutto. Se dovrei fare una classifica, metterei al primo posto la territorialità, cioè
una persona che degusta il mio vino deve dire questo viene da Terra delle Gravine ed è un primitivo di collina. In primo luogo territorialità, poi abbiamo detto finezza, eleganza, bevibilità e anche longevità, perché tutti i vini che si rispettano sono longevi. Non vedo perché in Puglia non dovremmo fare dei vini longevi. Ecco, stiamo cercando di sfatare questo luogo comune che in Puglia i vini si vanno consumati entro l'annata o entro 2 anni. Anche in Puglia possiamo fare dei vini da invecchiamento, soprattutto se siamo in collina, ecco. Niente, con questo vi saluto e ci vediamo.